Il risultato di un progetto più ampio, come diceva lei, nato dalla sinergia tra le istituzioni pubbliche e private e il terzo settore e l'intera comunità, sia ecclesiale che civile. È stato promosso dall'Unione dei Comuni, però ha visto la collaborazione e la coprogettazione e la compartecipazione della cooperativa On the Road, del Consorzio Solidarietà Abrutina, che è il braccio operativo della Caritas, e della parrocchia Santa Eufemia, delle Caritas parrocchiali e di privati cittadini come le persone che hanno donato la struttura presso cui oggi è attivo l'Emporio della Solidarietà. E questo a significare che solo insieme, con una comunità coesa, si riescono a dare delle risposte concrete ai bisogni dei più fragili. E come funziona l'Emporio? Attraverso viene rilasciata una carta di credito virtuale, che però ha un valore economico, che consente alle famiglie beneficiarie di poter effettuare la spesa così come in un normale supermercato e scegliere quali prodotti appunto acquistare, ovviamente in maniera gratuita presso questo supermercato piuttosto che in un altro. E quindi anche un percorso di educazione finanziaria che viene dato alle famiglie sulla base appunto delle risorse economiche che ciascuna di esse ha. Ci si accede attraverso i centri di ascolto delle Caritas parrocchiali, i servizi sociali territoriali che possono inoltrare la richiesta all'equipe che valuterà appunto le domande e i requisiti di coloro che hanno fatto la domanda e anche la capacità delle risorse che queste persone hanno di potersi rimettere in gioco. Non a caso viene chiesto lo storico lavorativo per verificare appunto quanto abbia desiderio la persona di riattivare le proprie risorse e rimettersi in gioco in ambito sociale, lavorativo e quindi di poter dare lui stesso un contributo alla collettività.